Lunedì 9 settembre inizieranno i lavori di sistemazione del ponte lungo Lino Toffolo a Murano. Il progetto prevede il restauro completo della struttura con la sistemazione di un ponte che garantisce una connessione fondamentale alla viabilità pedonale dell'isola di Murano. L'ultimo parziale intervento di manutenzione risaliva ancora al 1999. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha spiegato che l'investimento è di 1,4 milioni di euro ed è stato avviato un piano straordinario su ponti, rive e fondamenta in centro storico e nelle isole. Ma, detto sempre Brugnaro, è indispensabile ottenere in tempi rapidi nuovi finanziamenti che riconoscano la specialità lagunare. Dal 16 settembre verrà interdetto il transito acqueo e sarà operativa una passerella provvisoria realizzata per collegare le due sponde del canale utilizzando un modulo galleggiante piano del ponte votivo. Una volta completato il collegamento galleggiante, il ponte lungo non sarà più accessibile per dare avvio al vero e proprio restauro con lo smontaggio dei tavolati e delle parti metalliche fino alla scopertura delle travi principali da restaurare. Per quanto riguarda invece la struttura principale, verrà restaurata e affiancata ad una nuova struttura in acciaio che assolverà i carichi imposti dalle normative recenti. Verranno inoltre apportate modifiche ai sistemi di ancoraggio al ponte stesso, delle tubature di acqua e gas per garantire una maggiore funzionalità e accessibilità in caso di successive operazioni di controllo e di manutenzione. Per quanto riguarda i servizi ACTV, in occasione dei lavori al Ponte Longo di Murano sarà sospesa la fermata di Murano da Mula e viene riformulato il servizio delle linee interessate. La città metropolitana di Venezia ha affidato l'esecuzione dei lavori di risanamento conservativo e di consolidamento statico del ponte lungo la strada provinciale 59 Sanstino di Livenza Caorle che attraversa il canale Riello. L'intervento è cominciato lo scorso 26 agosto. Nei giorni scorsi il cronoprogramma dell'intervento è stato però modificato su richiesta dell'amministrazione comunale di Caorle che ha voluto evitare disagi al traffico nel periodo natalizio. Inizialmente, infatti, il periodo di chiusura totale al traffico del ponte era previsto dal 4 novembre al 18 dicembre. Ora, salvo imprevisti, il cronoprogramma aggiornato prevede le limitazioni del traffico. Fino al 15 settembre rimarrà operativo il doppio senso di marcia attuale. Dal 16 settembre al 30 ottobre il ponte Riello potrà essere attraversato con senso unico di marcia alternato, regolato da un semaforo. Dal 31 ottobre al 6 dicembre vi sarà invece una chiusura totale al traffico con deviazione della circolazione. Dal 7 dicembre fino alla conclusione dei lavori prevista per il 5 gennaio 2025 il ponte sarà riaperto alla circolazione su doppio senso di marcia e non con senso unico alternato come inizialmente previsto. L'intervento, una volta completato, consentirà di dare continuità alla pista ciclabile e permetterà agli abitanti di Ottava Presa di recarsi a Caorle anche in bicicletta in totale sicurezza. La spesa complessiva dell'appalto ammonta a 1.700.000 euro. Domenica 8 settembre alle ore 10:15 all'ex mulino di Cinto Caomaggiore, a cura del Circolo Legambiente Veneto Orientale, all'interno della cornice della Festa delle Risorgive, la giornalista Elisa Corazzari presenterà il suo libro Gli intrecci del fiume. Racconta il fiume come memoria, come passione, come esplorazione, come spazio del selvatico da proteggere, perché nei fiumi c'è la vicente racconto di chi siamo stati e di chi siamo. Fiumi, torrenti e rocce costituiscono da secoli la base di un paesaggio culturale tradizionale di una biodiversità unica. Fiumi però sempre più minacciati che dobbiamo conoscere avvicinandosi, scendendo a livello delle correnti per sentirle come a bordo di una canoa. La Festa delle Risorgive, giunta quest'anno alla 12ª edizione, propone il Parco delle Terre Risorgive come spazio per la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, storico, enogastronomico per uno sviluppo sostenibile del territorio e vicino alle persone. Il programma completo della manifestazione, dal 7 all'8 settembre, è consultabile poi sul sito internet.
Mostre del cinema di Venezia, settimo giorno, protagonista Luca Guadagnino, terzo italiano in concorso con Queer. Nel cast ci sono il 5 volte James Bond, Daniel Craig e Drew Starkey. Il cineasta palermitano, a 2 anni dalla vittoria del Leone d'Argento con Bones and All, torna con un film drammatico ambientato nel 1950, ispirato dall'omonimo romanzo di William Burroughs. In gara c'è anche il western Favola Nera Harvest di Atina Rachel Sangari, anche questo tratto dall'omonimo romanzo di Jim Crace, al centro della storia, l'improvvisa scomparsa in soli 7 giorni di un villaggio agricolo. Fuori concorso il documentarista premio Oscar Asif Kapadia con 2073 propone un film non fiction sui generis, sul senso di terrore, spiega lo stesso regista, per ciò che sta accadendo e che sta diventando normale in tutto il mondo. Stessa sezione anche per Maldoror di Fabrice Duvels Noir, che ruota intorno alla scomparsa di 2 ragazze. Fuori gara anche il documentario italiano Bestiari, Erbari, Lapidari di Massimo Danolfi e di Martina Parenti. I due autori in gara al Lido nel 2016, stavolta firmano un film non fiction enciclopedico in 3 atti, ognuno dei quali tratta un singolo soggetto: gli animali, le piante, le pietre. I finanzieri della sezione operativa navale di Chioggia, durante un controllo nell'area del locale mercato ittico, hanno rinvenuto circa 25.000 kg di rifiuti pericolosi ammassati in una discarica totalmente abusiva. L'attenzione dei militari si è focalizzata su un mezzo pesante che stava caricando a bordo i rifiuti pericolosi, insieme ad altro materiale abbandonato sul piazzale. L'operazione di smaltimento dei rifiuti pericolosi prevede procedure particolari ed è comunque vietato miscelare diverse tipologie di materiali che, a seconda della natura degli stessi, vengono avviati a smaltimento o riciclo. Il riscontro documentale ha evidenziato la mancanza di autorizzazione della ditta incaricata allo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi. La Guardia di Finanza ha quindi sequestrato l'intero carico di rifiuti pericolosi oltre all'area adibita a discarica abusiva. L'autotrasportatore è infine stato denunciato. Nel mezzogiorno già oggi si pagano più pensioni che stipendi, ma nel giro di qualche anno il sorpasso è destinato a compiersi anche nel resto del paese, città metropolitana di Venezia compresa. Secondo un'analisi effettuata dall'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha elaborato i dati dell'INPS e dell'Istat, entro il 2028 nell'ex provincia lagunare sono destinati a uscire dal mercato del lavoro per raggiunti limiti di età circa 50 mila addetti. Gli ultimi dati disponibili, che consentono di effettuare un confronto tra il numero degli occupati e quello delle pensioni erogate, sono riferiti al 2022, spiegano i tecnici della CGA. Se allora il numero di lavoratori dipendenti e degli autonomi nella ex provincia di Venezia era pari a 373.000 unità, gli assegni corrisposti ai pensionati erano 310.000 euro, saldo pari a più 63.000. Rispetto al 2022 le cifre sono cambiate. Infatti, in questi ultimi 18 mesi il numero degli addetti anche nella nostra città metropolitana è salito ed è in attesa che l'INPS aggiorni le proprie statistiche, ma è altrettanto ragionevole ritenere che anche il numero delle pensioni corrisposte in questo ultimo anno e mezzo sia cresciuto addirittura in maniera superiore all'incremento dei lavoratori attivi. Dall'analisi del saldo tra il numero di occupati e le pensioni erogate nel 2022, la provincia veneta più virtuosa è Verona, che registra un risultato pari a più 86.000. Seguono Padova con 74.000, Vicenza con 67.000, Venezia con 63.000, infine Treviso con 61.000. Le situazioni più critiche invece riguardano Belluno e Rovigo. Se nella provincia di Belluno il numero delle pensioni ha raggiunto quello dei lavoratori attivi, a Rovigo il sorpasso è già avvenuto, il saldo infatti è pari a meno 9.000. Un paese
che registra una popolazione sempre più anziana, ricorda la CGIA di Mestre, e potrebbe avere nei prossimi decenni seri problemi a far quadrare i conti pubblici e a mantenere i livelli di ricchezza sin qui raggiunti, in particolar modo a causa dell'aumento della spesa sanitaria, pensionistica, farmaceutica e di assistenza alle persone. Va altresì segnalato che con una presenza di over 65 molto diffusa, alcuni importanti settori economici potrebbero subire dei contraccolpi negativi. Con una propensione alla spesa molto più contenuta della popolazione giovane, una società costituita prevalentemente da anziani rischia di ridimensionare il giro d'affari del mercato immobiliare, dei trasporti, della moda e del settore ricettivo. Per contro, invece, le banche potrebbero contare su alcuni effetti positivi, con una maggiore predisposizione al risparmio, le persone più anziane dovrebbero aumentare la dimensione economica dei propri depositi, suscitando la contentezza di molti istituti di credito. E sarà una notte ricca di eventi culturali, quella in arrivo a Caorle tra sabato 7 e domenica 8 settembre. Continuano infatti i festeggiamenti per celebrare il 50° anniversario della Biblioteca Civica, che già nelle scorse settimane aveva regalato a turisti e residenti serate di intrattenimento. Teatro di questi nuovi appuntamenti sarà a Piazza Matteotti, proprio di fronte alla biblioteca. Si comincia alle ore 21:40, sabato 7 settembre, con il concerto della band Onde Anonime. Anomale. A seguire alle 23:30 I Love You Bubbles, spettacolo e laboratorio di bolle di sapone a cura di Ilenia Cella. Si proseguirà poi all'1 di notte, domenica 8 settembre, all'interno della biblioteca con Escape Game e i sigilli del Grande Can. Si tratta di un gioco a squadre di ricerca, osservazione e risoluzione di enigmi che proseguirà fino alle 3 del mattino. Poi dalle 2:30 nella biblioteca prenderà il via Quale maschera sono? Corso di danza, teatro e di commedia dell'arte a cura di Scherzi di Fate. Alle 4 del mattino di domenica, chi non avrà ancora sonno potrà poi godersi lo spettacolo Etna, spettacolo di manipolazione delle fiamme a cura di Drago Bianco. Si chiude poi in bellezza alle 5:30 del mattino di domenica 8 con Roots, un concerto all'alba di Giovanni Baglioni sulla spiaggia della Madonna dell'Angelo. Tutti gli eventi della notte della biblioteca sono gratuiti ad ingresso libero. È però richiesta la prenotazione.